Eccoci qua, ben ritrovati, Cucinando con MD, il momento tanto atteso per conoscere la ricetta del giorno. Qual è la ricetta del giorno? Glielo chiediamo, c'è lui. Buongiorno, Chef Ferio. Buongiorno, Meli, buongiorno. Come sei elegante, Chef. Mi stavo preparando, guarda. Ho messo invece della pochette, ho messo un po' di prezzemolo. E un po' di prezzemolo perché sarà la protagonista della ricetta. Anzi, perché? Perché abbondiamo? Sì, perché non si vede tanto, guarda. Ecco qua. Allora, chef, oggi un bel primo, elegante, mi sono vestito elegante per proporre questo primo. Calamarata. Cosa ti ricorda la calamarata? Mi ricorda I calamari, ma la tipologia di pasta che si chiama per l'appunto calamarata. E mi ricorda anche l'insieme, l'unione di alcune varianti di pesce. Brava, invece però... noi di solito calamarata si intende calamare, pomodorino, qualche esatto. frutto di mare. Invece noi l'abbiamo stravolto, abbiamo fatto zucca, calamare e calamarata, quindi abbiamo fatto un ingrediente che si trova reperibile oggi con la zucca, semplicissimo da trovare di stagione, no? E quindi abbiamo rivisitato un po' la nostra calamarata. Quindi una rivisitazione della calamarata, da dove esatto, si parte, chef? Da eseguire. Gli ingredienti infatti sono calamarata fresca, preferisco sempre la pasta fresca, un bel calamaro freschissimo, zucca, aglio e peperoncino. Quindi c'è anche il prezzemolo, ma vedo anche salvia. Ma, no, c'è un po' di salvia, di alloro per decorare solo il piatto. Non ti sfugge nulla, eh? No, non devo mi fare attenzione anche a quello che metto per decorazione. Quindi, Mary, da che partiamo? Da non che si parte? L'aglio, sicuramente. Brava. È un aglio in camicia o un aglio? Aglio in camicia, anche, anche il peperoncino l'abbiamo messo intero questa volta, perché non deve essere piccante, ma deve essere un po' delicato. Perché abbiamo due ingredienti, la zucca e il calamaro, che non hanno un sapore molto persistente, no? Quindi dobbiamo fare attenzione a quello che gli mettiamo. In questo caso, quello che ci metti, che ci trovi, non vale questa regola. Non vale questa volta, quindi attenzione a ripetere pedissequamente la ricetta di Chef Ferio, partendo per l'appunto da un fondo di olio extravergine di oliva, aglio in camicia rigorosamente e un pezzettino di peperoncino non sminuzzato. Intero, perché... intero, perché poi andiamo a togliere. Taglio della zucca a listarelle, vedi? Sottile? Lunghe, sì, non tanto sottili, ma guarda, spesse quasi... meno come di mezzo... se fossero fiammiferi di speck che molte volte esatto, meno di mezzo centimetro, dai. Quindi andiamo a mettere... Il chef, ma tu sei preciso nel taglio, sei preciso proprio nella geometria. Ma eri bravo in geometria, chef. Io, ben sai, io sono diplomato geometra, eh. No, ma quindi proprio nella geometria. Di cuoco ne ho ben poco. Allora, Mary, andiamo a tagliare il calamaro. Che presumo ripetano il taglio della zucca. Sì, ho ripetuto 2 anni il geometra, sì. Allora sì, ripetiamo, sia questo stavo dicendo, mi ha anticipato, sia il taglio della calamarata, però poi andiamo a recuperare anche le parti non nobili, no, del calamaro, quindi... quelle un po' più fastidiose che vorremmo come si chiamano? Escelle. Chef, però ricordiamo al pubblico che in realtà il calamaro è stato già pulito, perché... sì, questo è un calamaro fresco, già eviscerato, ma in alternativa possiamo usare anche una seppiolina, oppure un totano, come vi sentite, non vi sentite obbligate dagli ingredienti. Allora, si sta rosolando per bene, quindi in questo caso aumentiamo un po' la fiamma, perché dobbiamo rosolare la zucca. E non devono uscire i liquidi. Quindi alziamo la fiamma e andiamo ad aggiungere il calamaro. Che tempo di cottura quindi? Perché il calamaro, Chef Ferio, allora, Mary, il calamario è comunque si cuoce molto velocemente. È istantaneo, è un piatto anche che per evitare che poi possa indurirsi. Esatto, quindi una cottura veloce, forte, veloce. Mettiamo un altro po' di calamare, mi sembrano pochi. Ho lemosinato oggi con il calamaro. Allora, eccoci qua. Allora, Mary, anche stavolta facciamo una cosa, caliamo. Tra l'altro, se ben notate, appunto, la calamarata, Chef è stato così bravo, ma così certosino come
alcuni monaci benedettini tanti anni fa, da riprendere il taglio del calamaro nella maniera uguale, identica del calamaro. Nel senso, il calamaro è leggermente un po' più grande, però un po' più spesso, ma il taglio, possiamo dire, è uguale. Tant'è vero che se li mettiamo vicini, quasi quasi il cerfario si bacia, non si tocca. Bravissima, bravissima. Poi l'intento è quello là, che il calamaro si inserisce dentro la pasta, la zucca, perciò abbiamo fatto, ho usato questo. C'è proprio questa legame, esatto, questa unione, in più, buonissima. In più, Mary, sempre come al solito, ho preparato una vellutata di zucca. Dove? Al tuo ristorante mangiando al mio sul ristorante, serio? Sì, guarda, semplicissima. In questo caso non l'abbiamo sbollentata. Non l'hai sbollentata? No, ma l'abbiamo stufata, la classica zucca stufata. Quindi cipollotto fresco, olio extravergine, cipollotto fresco, cubetti di zucca tagliati finemente perché abbiamo così una cottura breve. Soffriggere appena appena, allunghiamo un po' di brodo vegetale, qualche minuto e andiamo a frullare tutto. Tutto insieme? Esatto. Vedi? Wow. Allora, abbiamo questa crema. Questa crema, questa volta, scusami, costante, sì. L'aggiungiamo, vediamo. L'aggiungiamo al sugo questa volta, vedi? Non lo usiamo come letto, ma bensì al nostro sughetto. Tra l'altro restituisce quel colore corposo al piatto, magari volutamente, chef, però toglimi una curiosità. Dimmi, Mary. Sta diventando una costante, queste stanno diventando una costante le tue mousse, no? Ma quest'anno la facciamo diverso, lo facciamo. Sì, però adesso toglimi una curiosità, dobbiamo aspettare per sapere se ci serviremo anche quest'oggi di un letto, di un fondo. No, oggi no, come ho detto, lo possiamo usare sia come fondo, oppure io ho preferito metterlo nel sugo. Ed entrambi i passaggi è troppo, no, poi diventa troppo fastidioso, pesante, okay, sai, no? Quindi, allora, ma questa è un'aggiunta che io faccio per dimostrarvi anche che i piatti che noi proponiamo si possono modificare al vostro piacere, quindi non è detto per forza che dovete seguire le nostre regole. Beh, no? Però tu diventi un punto di riferimento per i telespettatori, per cui c'è sempre la difficoltà, chef, su cosa cucinare oggi, ma però non allontanarci da quello che è il gusto, quello che è la dieta mediterranea, non allontanarci da quelli che sono i prodotti di stagione, quindi tu diventi un valido punto di riferimento. Sì, se però, poi in poco tempo riusciamo a cucinare delle ricette così buone, così particolari e che hanno quelle variabili, quelle varianti strepitose, beh, chapeau, chef, ma ti hanno mai detto che sei bravissimo? Tutti i giorni tu lo dici, però ecco, noi predichiamo che sono piatti veloci nostri, no? Poi aggiungiamo la crema di zucca, ecco, qualcuno potrebbe dire non è più veloce, è un piatto veloce, ma semplicemente... Eh no, perché la crema di zucca te la devi preparare un attimino prima. Esatto, esatto, anche la mattina, ma noi lo facciamo solo perché devo dire più bello, un piatto ma perché ti bello, piace, no? Cucinare, perché chef, perché sei sempre straordinario, sei sempre attento, ma non è detto nei che dettagli e nei tagli di che oggi abbiamo avuto modo di apprezzare. Chef, dici, tempo Mera ancora manca, ma soprattutto cosa, allora, possiamo consigliare? Calamarata, 7 minuti di cottura, abbiamo aggiunto, ma circa a 6 minuti e mezzo, 6, alziamo, scoliamo e andiamo a mantecare. Abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo riccio, che rende il colore, ma è meno saporito, no? Ma rimane bello verde, vedi come rimane bello? E il basilico, perché con la zucca sta benissimo. Allora, vedi, questo tipo di calamarata siamo è quasi pronta, pronti, guarda, quando fanno quelle bollicine bianche, vedi? Sì, è vero. Vedi? Guarda, mi sono sempre chiesto il perché quelle di quelle bollicine, bollicine oggi bianche, ho capito, oggi ho avuto la risposta, chef. Significa che la pasta è quasi cotta, quindi è un segnale che ci indica che possiamo andare a mantecare. Oppure l'iPhone, invece di chattare con il telefonino, mettete e quante ricette un si timer. Perdono? Si perdono stando con un iPhone. E, vedi? Semplicissimo, meno. Allora, tutti gli ingredienti sono tutti ben visibili, la zucca, qualche bastoncino si è sfaldato, qualche bastoncino no, e andiamo a mantecare. Bello, no? Di bello stagione. Da vedere. Può essere, può diventare anche un piatto domenicale, no Mary? Io direi di sì, chef. Al limite aggiungere qualche gamberetto fresco, pulito al momento. In ultimo? Esatto. A fiamma spenta andiamo a fiamma spenta andiamo ad aggiungere i nostri gamberetti, andiamo a mantecare e sarà uno spettacolo, no?
Eh sì, perché poi diventa un piatto originale che sortisce l'effetto wow per i commensali. Un bel piatto domenicale, e fate una sorpresa anche ai vostri mariti, ma anche voi mariti per le vostre mogli. È un piatto veramente facile da preparare e qualche volta, qualche domenica, cucinate voi maschietti. Ma Chef sì, lo fa sempre, sì, tutte sì, le lo volte. Faccio sempre. Lo fa al ristorante, lo fa a casa e quindi seguiamo l'esempio di Chef Ferio. Ma io a casa non cucino. Appunto, appunto, in un gesto... L'ho detto, l'ho rivelato al nostro pubblico Chef Ferio, che a casa non cucini, ma al ristorante mangiando sul serio tantissimo, sebbene ti avvali di tua moglie che è straordinaria anche lei in cucina. A casa mi rifiuto di cucinare. Ma è normale, cucini al tuo ristorante mangiando sul serio, si mangia lì, voglio dire. A casa vedi? Solo televisione e coccole familiari. E coccole, sì, tante coccole. Allora, questa virgola di mousse di zucca... Eh sì, non ho saputo resistere, guarda tu... Perché io prima te l'ho chiesto, tu mi hai detto no, però che cosa ho fatto? L'ha messa, l'ha posizionata al latere del piatto, di modo da lasciare a voi la scelta se gustarlo contemporaneamente o affinché possa avere solo un effetto visivo e scenico. Allora, Mary, siamo quasi pronti? Ancora? Siamo prontissimi, profumo, chef, prontissimi! Profumo di pepe, olio extravergine... Vedi, incomincia a sfrigolare. Com'è bello, mamma mia. Ecco qui. Spegniamo, spegniamo. Siamo pronti nell'impiattamento. Allora, come si impiatta? Vediamo. Incominciamo con la pasta. Ne mettiamo pochi oggi perché facciamo un piatto elegante, no? Mm-hmm. Ci sei? Che ben si confà alla presentazione del piatto da te scelto, che non è mai casuale, e anche per gli ingredienti, per l'appunto nobilitati dalla maestria e della creatività in cucina di nostro Chef Ferio, il nostro chef, solo qui nel Cucinando con MD a Mattina Live, Chef Ferio si esprime in tutta la sua arte culinaria. Mi stai emozionando, mi tremano le mani. Il tuo piatto è un'emozione, chef. Allora, Mary, guarda, usiamo anche le pinzette oggi. Mm-hmm. Quindi siamo professionisti 100-100 oggi, no? Di piatto diventa gourmet. E poi andiamo a nappare il tutto con il nostro sughetto, no? Vedi? Ecco, e siamo qua. Prontissimi, ecco il piatto di oggi, Mary. Chef, le tue ultime battute per salutare il nostro pubblico con questo piatto meraviglioso. Ma io vi auguro semplicemente buon appetito, un po' di prezzemolo. Mary, che dirti? Pronto? Mamma mia, che buon odore che c'è, chef, vi garantisco che l'odore c'è, è buonissimo, la bellezza del piatto è impattante e lo vedete anche voi. Proviamolo? Lo proviamo, lo proviamo. Ma soprattutto voi replicatelo nelle vostre case. Grazie, chef, per essere qui con grazie me. Grazie a te, Mary, un bacio. Un spazio veramente sempre più atteso e tante altre ricette imperdibili, quelle che trovate solo a Mattina Live per voi. Grazie, buon proseguimento di giornata, bacini Mario. Ciao, chef, a presto. Ciao, Mary, ciao.